Salve a tutti, benvenuti a questo nuovo video. Ovviamente Christian Ciuffa qui sempre a parlare dei mercati finanziari, come ogni giorno. Abbiamo una situazione molto particolare perché comunque è proveniente da volevo parlare proprio del DAX, perché guardate, si è venuto a formare una continuazione di ciclo. Vedete, questo è praticamente il primo ciclo rialzista, vedete questo, con il ritracciamento, e ora dovrebbe continuare il trend verso l'alto. Guardate come già si è venuto a formare un primo ciclo, diciamo rialzista, no? Un fine ciclo che è proprio sotto i 12.000 anzi no, scusate, 12.200, dove è venuta a formarsi questa candela, che ha poi è venuta a chiudere, vedete, ha richiuso, diciamo, il gap. E quindi ora, di breve, ovviamente, ora cosa succede? Può succedere più che altro. Allora, abbiamo sul DAX una resistenza di lungo periodo, vedete, proprio in questo preciso. Allora, aspettate, adesso ve lo faccio vedere. Ecco, proprio qui, vedete, c'è una resistenza di lungo periodo che va a coincidere proprio con ovviamente i massimi che sono stati andati a testare, no? Con questo inizio di nuovo ciclo. Comunque, vedete, io calcolo questo come prima gamba, quindi per me ci può essere una seconda gamba più che altro. E ci può essere anche, però, no, in una visione, visto anche, vedete, in questa zona dove il prezzo è venuto, vedete qui, intorno proprio agli 11.623, è venuta a toccare la media a 200 periodi, e abbiamo un restringimento delle medie più corte intorno in questo momento al prezzo, no, dei 12.350. Quindi possiamo aspettarci, secondo me, nella prospettiva futura, diciamo, un'azione verso l'alto che potrebbe arrivare anche a sorpassare i 12.750. Un'altra cosa che più mi va ad avvalorare un pochino l'ipotesi è anche questa divergenza di lungo periodo, che va proprio a valere appunto l'ipotesi di rialzo per quanto riguarda il DAX, ovviamente, in contrapposizione comunque a quello che sta avvenendo. E quello, infatti, che volevo farvi vedere proprio dal punto di vista anche di prospettiva di indici, vedete come la stessa cosa sta avvenendo. Vedete, nell'ambito del FMIB, che avevo detto, questo pattern armonico che poteva avvenire, poteva concludersi sui 22.808, in effetti di lungo periodo. Effetti sta avvenendo proprio questo, cioè siamo in un periodo, anzi addirittura vedete come ve lo ingrandisco anche, si sta creando la stessa identica cosa, veramente sembra empatia. Vedete come il trend si stia formando per andare proprio sul 78%, sui 22.808. Infatti, volevo anche dirvi, sfruttare proprio questa condizione del FTSE MIB con anche a far vedere la differenza FTSE MIB e il DAX, e volevo cogliere l'occasione anche per farvi per dirvi che nel link in descrizione c'è il link appunto per il canale
Telegram, perché sono estremamente convinto che stiamo creando una vera e propria grande community, quindi è anche giusto che vi dica questo, sia per quanto riguarda il canale Telegram sui mercati finanziari, sia quello poi sui mercati invece sulle criptovalute. Voglio farvi constatare comunque che nel frattempo il FTSE MIB, infatti, succede proprio questo e me l'avete fatto notare proprio voi nel canale Telegram, perché voglio farvi infatti, ecco perché mi è scattata un po' la cosa del canale Telegram, perché mi è stato chiesto anche quello che un'analisi riguardante l'euro-dollaro che diciamo con anche quella sul FTSE MIB. Perché vi ho fatto vedere il FTSE MIB, il DAX, quello che io mi aspetto proprio per la concezione anche ciclica in questo caso. Ma guardate, voglio farvi vedere anche l'euro-dollaro che sta avendo. Vedete questo testa e spalle, vedete? Questo testa e spalle ribassista, vedete? No? Che poi praticamente andiamo a vedere è proprio questo, no? Ok? Con una neckline addirittura abbiamo anche la rottura del vecchio testa e spalle che va poi a continuare quello che è invece la spalla destra, no? Del vecchio testa e spalle. Vedete come il prezzo ovviamente me l'aspetto molto più in alto ovviamente anche dell'euro-dollaro, perché sto vedendo da qualche giorno proprio non solo un indebolimento del dollaro, ma anche un accrescimento a livello proprio di euro. Questo anche mi scaturisce diciamo come analisi proprio perché siamo arrivati a questo livello qui degli 1,12,175 che ancora vedete continua a essere un buon livello statico. Così come su euro-dollaro, quindi questa considerazione abbastanza ampia sul rialzo che potrebbe in prima battuta proprio raggiungere i massimi per poi continuare. C'è anche il corrispettivo sull'euro con l'euro sterlina, perché voglio farvi vedere appunto che l'euro comunque siamo in una situazione molto molto particolare in cui l'euro sta dando veramente spettacolo. E ovviamente con la sterlina che è in fase di diciamo di decadimento, ma sempre legato a quello che si dice diciamo in ambito macroeconomico, guardate come ha ritestato questa zona dei 0,89 per poter poi continuare secondo me verso una lateralizzazione e almeno ad arrivare di nuovo comunque ai 0,90, quindi questo mi aspetto su euro sterlina sull'orario ovviamente perché siamo arrivati proprio a fare, vedete, un doppio minimo qui, nonostante poi si abbia anche questa neckline di vedete qui sotto. Volevo anche farvi vedere con l'euro sterlina anche la sterlina con il dollaro, che effettivamente sta invece proprio al contrario, sta in clima di rialzo. Vedete come anche la divergenza, no, che si aveva prima si sta passato diciamo il periodo di ipervenduto, vedete come si sta rialzando proprio perché la sterlina è in un periodo diciamo particolare proprio appunto per via della Brexit, del nuovo diciamo della nuova Europa. Abbiamo anche una situazione particolare anche dal punto di vista, no, del
appunto dell'euro in rafforzamento, del dollaro che è comunque in una fase appunto stazionaria. Però vedo la sterlina molto più, anche perché ancora si è arrivata ai minimi, adesso stiamo intorno ad arrivare appunto verso i massimi, e quindi mi aspetto il breakout di questi 1,25 per arrivare a ritestare la soglia dei 1,27 per poi proseguire verso gli 1,30. Questo mi aspetto io nel lungo periodo. Quindi con questo io è tutto quello che sono i mercati finanziari questa mattina. Vi do appuntamento ovviamente a domani, sempre con Christian Ciuffa e con Morning Market.